Un saluto a tutti i lettori di HDPro. Siamo oggi insieme a Samsung Galaxy S Advanced, un'alternativa alla Galaxy S2 che è uscita da poche settimane sul mercato italiano e che offre praticamente lo stesso hardware del Galaxy S2 con una forma leggermente più piccola, una linea leggermente curva. Come vediamo, abbiamo la parte inferiore più spessa rispetto alla parte superiore, un po' come avviene sul Galaxy Nexus, e un display da 4 pollici Super AMOLED. Il dispositivo offre un processore dual core da 1 GHz con 1 GB di memoria RAM e l'interfaccia proprietaria di Samsung TouchWiz nella versione ovviamente 4.0. Da un punto di vista software non ci sono differenze con il Galaxy S2, abbiamo però la versione di Android Gingerbread, la 2.3.6. Da questo punto di vista quindi ancora non è presente Android 4.0, ma sicuramente arriverà nel prossimo futuro. A livello di memoria troviamo una memoria di 4 GB interna più 2 GB per quanto riguarda la memoria di sistema e ovviamente la possibilità di ampliare la memoria con la micro SD. Completa la dotazione per quanto riguarda la connettività con Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ovviamente tutto quello che riguarda le impostazioni del Wi-Fi Direct e la possibilità di usare router USB, router Wi-Fi e così via. Troviamo i sensori di prossimità e luminosità, la fotocamera anteriore che ci permette tra l'altro di effettuare videochiamate classiche attraverso la funzione di videochiamata presente sulla TouchWiz su praticamente tutti i dispositivi di gamma abbastanza alta, rubrica con tutte le funzionalità del TouchWiz, la possibilità ovviamente di andare a cliccare su un dettaglio della rubrica e aprire automaticamente il Google Maps, il navigatore, quindi per entrare all'interno del nostro contatto. Nella barra delle notifiche abbiamo poi tutte le opzioni per attivare e disattivare i controlli rapidi per quanto riguarda Wi-Fi, Bluetooth, GPS, modalità silenziosa e la rotazione. Il software è decisamente classico, veloce. Troviamo il blocca schermo con la possibilità di sbloccare il telefono e di spostare l'orologio in alto, al centro oppure nella parte bassa dello schermo. Classici tasti fisici con il tasto centrale meccanico e i due tasti soft touch indietro e impostazioni. Piccola novità, nota curiosa per chi utilizza il TouchWiz, è che Samsung ha finalmente aggiunto qualche nuovo sfondo in questi sfondi di sistema presenti e caricati da Samsung. Troviamo infatti qualche piccola novità che sarà gradita agli utenti che sono abituati a utilizzare il TouchWiz e che hanno sempre i soliti sfondi di sistema. Ovviamente non cambia il modo di inserimento dei widget, che è lo stesso del Galaxy S2 e del Galaxy Ace 2, quindi abbiamo tutti i widget di sistema che possono essere facilmente installati e facilmente aggiunti con un semplice click sulle varie funzionalità. Possiamo tranquillamente aggiungere anche i contatti rapidi, abbiamo aggiunto uno di troppo, possiamo eliminarlo prima di inserirlo nella home, quindi in questo caso lo andiamo a eliminare. Possiamo mettere per esempio anche il calendario a tutta pagina ed ecco che abbiamo composto 3 schermate con altrettanti widget. Possiamo poi facilmente andare ad aggiungere una serie di contatti rapidi in modo da poter chiamare facilmente i nostri amici. Ovviamente a livello di sistema troviamo poi tutte le classiche applicazioni precaricate di Samsung, quindi tutti gli hub, la possibilità di andare a fare fotografie. Ricordiamo che stiamo parlando di un display da 4 pollici con risoluzione WVGA, quindi 800x480 pixel, la risoluzione della macchina fotografica la possiamo ovviamente andare a cambiare direttamente tramite le opzioni. Scusate, abbiamo premuto il tasto di messa a fuoco, ecco qua la risoluzione fino a 5 megapixel, ovviamente è presente il flash come vediamo nella parte inferiore. Torniamo ad aprire la fotocamera che ci permette ovviamente di fare anche video che però vengono girati a una risoluzione HD, non full HD, nonostante sia un dispositivo dual core.
foto sono discrete, nulla di eccezionale, ma comunque buone rispetto alla fotocamera da 5 megapixel che offre. Ovviamente accesso completo al Play Store con tutto quello che riguarda il mondo delle applicazioni e ovviamente l'accesso anche ai libri che possono essere adesso scaricati anche in Italia. A livello di esperienza utente non ci sono differenze rispetto al Galaxy S2, la personalizzazione che Samsung ci offre da sempre con il Touch Widths nella versione 4.0. La velocità di scrittura è buona. Ovviamente è presente il T9, è possibile andare a modificare tutte le impostazioni e quindi settare i parametri che più ci interessano. Navigazione internet, come sempre, ottima. Da questo punto di vista Samsung è sempre stato uno dei produttori che ha meglio ottimizzato il proprio browser su Android, quindi non ci sarà necessità di utilizzare un browser alternativo a quello di default del prodotto, in quanto con i contenuti flash attivi, con la navigazione appunto tramite tethering wifi, siamo in questo momento, non ci sono veramente problemi e l'utilizzo del multitouch, del pinch to zoom è veramente molto buono. Rispetto all'S2, la velocità di zoomata, cioè quindi lo zoom in e lo zoom out, come vedete è leggermente più lento. C'è un settaggio di sistema che permette appunto di avere una maggiore lentezza nell'utilizzo del multitouch. In questo momento stavamo utilizzando il browser con i plugin sempre attivi. In questo caso disattiviamo il flash, andiamo su un altro blog per esempio di Android, e anche qui notiamo una ottima velocità di esecuzione e di caricamento di tutta la pagina, non ci sono veramente problemi sia nello scroll, come vediamo, sia nel multitouch. Anche il pan della pagina è molto buono, in questo caso ricordiamo non stiamo utilizzando i plugin flash. La rotazione della schermata è altrettanto veloce, non ci sono problemi anche durante l'utilizzo dello scroll. Vediamo se riusciamo, abbiamo cliccato un articolo in questo caso, e quindi un'esperienza browser decisamente soddisfacente e che sicuramente potrà piacere al pubblico che utilizza molto il browser internet, e da questo punto di vista Samsung sicuramente non si smentisce.